Aracne Web TV e col professor Roberto Cipriani del Dipartimento di Scienze della Formazione all'Università Roma III. Professore, quali sono le professioni non organizzate? Ah, sono tutte le professioni che non hanno un albo, che non hanno un ordine, per esempio quella dei sociologi. Eppure in passato poco è mancato che questo riconoscimento avvenisse. Non essere riconosciuti in forma di ordine, di albo, naturalmente può essere un danno in linea di massima. Io ritengo però che nonostante questo handicap iniziale sia possibile trovare altre soluzioni, auto-organizzarsi, autodifendersi e quindi promuovere la propria competenza e la propria professionalità. Molto dipende dalle capacità di innovazione, di intelligenza, di invenzione che si hanno per poter in fondo trovare una via d'uscita a questa difficoltà che oggi tutti viviamo in modo particolare per quanto riguarda il lavoro, l'occupazione. Mi sarebbe importante riconoscere queste professioni proprio per dare più opportunità lavorative. Nella situazione attuale, credo non sia proponibile, una insistenza, nel tentare di ottenere una legittimazione giuridica. Credo che convenga invece, accontentarsi in prima battuta di questa normativa che comunque, prende atto dell'esistenza di professioni non organizzate, o meglio, non ordinate, non poste in un albo o in un ordine professionale. E quindi si riconosce che uno può svolgere un certo lavoro anche se non appartiene ad un albo o ad un ordine professionale. Ciò detto, è evidente che tutte le forme possibili di organizzazione per sostenere i propri diritti sono praticabili, sono possibili. E quindi l'invito che rivolgerò nel mio intervento sarà a trovare delle soluzioni anche di tipo associativo per poter vedere quali progetti, quali politiche cercare di mettere in atto.